Sono andato a fargli i complimenti. È stato proprio una persona garbata, è venuto in macchina, mi ha fatto i complimenti. Naturalmente il tempo al momento sono avanti, speriamo che non ci siano penalità, perché allora precisiamo che negli slalom i tempi sono soggetti a verifica. Certo, di birilli, certo. Birilli, se c'è un birillo è una penalità e quindi e tutto è stato VAR, però ci siamo divertiti perché abbiamo una classe che è combattuta, abbiamo fatto il tempo tutti a mezzo secondo, tutti lì proprio tirato sia la seconda sia la terza mancia, eravamo vicinissimi. Sono stato un po' più fortunato io come tempo al momento e sono avanti, poi può darsi non cambieranno, possono cambiare le cose, ma speriamo che rimangano così. Allora, comunque sia, allora, devo dire la verità, preferisco che venga lui. Allora, spiegaci perché. Ecco, tutto perché? Perché in pratica metto gli occhiali, scusatemi, altrimenti il sole mi dà fastidio. Perché Arico è un pochettino triste, vieni qua Giuseppe, dai, mi fa piacere essere tutti completa là. C'è Peppe Arico che perché in pratica io sono di un decimo avanti al tempo di Arico, se non ho toccato. Vieni Peppe. Questa è la nostra classe combattuta di oggi, siamo veramente sempre, gara. Siamo bellissima. Tutti sullo stesso secondo, dentro lo stesso secondo, a decimi e quindi. Tutto da comunque il podio potrebbe essere questo. Siamo può cambiare. Podio è questo sicuramente. Però bene. Allora, il discorso era solamente che in pratica io sono in vantaggio di 5 punti, vero, sul campionato. Avere lui terzo e io secondo, diciamo, prendo quel punticino in più che per me è favorevole rispetto a lui. Giustamente. Ai punti di campionato, però ecco dobbiamo la, solamente ecco la differenza per Rocco Musolino che però l'importante è che ci vogliamo bene, è solo quel momento del cronometro e poi finisce tutto. Bene, chiudiamo qua perché mi mettono sotto, perché siamo a parco chiuso e le macchine stanno arrivando. Alla prossima, ciao.
Rocco, allora abbiamo fatto un'intervista di, diciamo, di gruppo bella, però adesso giustamente tocca a te perché hai dei ringraziamenti da fare. Sì, allora per me questo percorso era nuovo perché è il primo anno che vengo a fare lo slalom a Oppido e mi sono divertito. Nelle varie manche ho abbassato il tempo ogni manche e niente, sono stato al momento sono primo di classe, vediamo adesso se esco. Ricordiamo che dobbiamo aspettare sempre l'esito dei biriti, l'esito delle verifiche dei commissari, però tutto sommato mi sono divertito perché abbiamo combattuto effettivamente con Arrigo e Marchio, eravamo tutti vicinissimi, tuttora siamo vicinissimi e non capita spesso, allora sono abbastanza contento. E niente, come al solito io voglio ringraziare chi mi dà una mano, gli sponsor, il meccanico Francesco Romeo, la mia famiglia, tutti quelli che mi aiutano, anche i ragazzi che mi aiutano durante le gare a sistemare la macchina. Bene, grazie Rocco. Grazie a voi, buon pomeriggio. E ci rivediamo al podio, comunque sia. Comunque sia, siamo sul podio. Bene, grazie, ciao. Ciao. N1006. Io li chiamo in ordine, però vi posso dire che hanno viaggiato a centesimi uno dall'altro, terzo classificato Giuseppe Arrigo. Giuseppe Arrigo! Grande Peppe! Secondo classificato Domenico Marchio. Marchio c'è un mito! Primo classificato, una grande ola, Rocco Musolino! Foto. Questa è la classe gruppo N classe 1006, hanno viaggiato tutte e tre con il coltello nei denti a centesimi. Rocco aspetta, perché non sapendo, pensando alla classe, hai vinto anche il gruppo, ecco, quindi Rocco Musolino ritira la coppa del gruppo N assoluto. Altra foto.